sull'acqua, che è una risorsa strategica del pianeta, non è illimitata, è una grande risorsa, ma può essere anche un problema la gestione delle acque. In questo quadro internazionale si deve sempre più pensare all'acqua perché abbiamo un problema di desertificazione, abbiamo un problema di fenomeni estremi che fanno che l'acqua non è più la risorsa infinita di cui si pensava, ma che è veramente una risorsa che diventa veramente scarsa. E anche il problema anche diventa sempre di più inquinata, e quindi è molto importante appunto avere una strategia internazionale mondiale sull'acqua. Abbiamo già un forum che esiste che si chiama Forum dell'Acqua, che istituisce dei vertici regolari. Ma questo sarà una nuova frontiera, diciamo. Il clima è un bene comune, l'acqua in realtà è un bene comune e quindi è importante di andare tutti nella stessa direzione perché quando si tratta di beni globali, di beni comuni, non si possono avere dei passaggeri clandestini, tutti devono fare la loro parte. Sugli accordi di Parigi siamo in corso, cioè veramente, ma si vede ovviamente che dobbiamo rialzare l'ambizione, quello che aveva previsto l'accordo di Parigi, perché gli impegni presi a Parigi, che andavano tutti nella buona direzione, cioè ha detto che ogni anno dovevano essere rivisti, ogni 5 anni dovevano essere rivisti e rialzare l'ambizione per arrivare a questo obiettivo di 2 gradi, di non alzare la temperatura di più di 2 gradi, anche un grado e mezzo. E lì non siamo veramente su questa traiettoria, quindi bisogna veramente rialzare l'ambizione e lo ha fatto proprio l'Unione Europea oggi perché che ha preso veramente gli impegni più ambiziosi perché aveva detto 40% di riduzione per il 2030 a Parigi. Dopo a Glasgow, si è impegnata dopo Glasgow a fare meno 55% e oggi hanno detto meno 57% di emissioni entro il 2030. E quello che dobbiamo fare in questo campo l'Unione Europea ha un'azione guida. Il Presidente della Repubblica Monica. Francese e il Presidente della Repubblica Italiana si sono parlati, hanno riaffermato l'importanza della nostra relazione. Lì abbiamo un momento di tensione che è sul tema di migrazioni. Sulle migrazioni è molto chiaro e semplice, anche se si tratta di un problema complesso, che la soluzione è nella cooperazione. E la cooperazione, questo vuol dire solidarietà e responsabilità e rispetto del diritto. I nostri due capi di Stato, quindi dobbiamo trovare tutte le condizioni per avere piena cooperazione in ambito bilaterale come in ambito europeo.